Bentrovati a questo appuntamento con la Voce 24 Magazine. Oggi con Pietro Cusati ci troviamo in terra lucana, precisamente a Latronico, in provincia di Potenza. Vi parleremo di una delle eccellenze del territorio grazie a un'associazione del posto, ha fatto anche la richiesta di essere riconosciuto quale patrimonio immateriale dell'umanità. Siamo quindi con la dottoressa Felicetta Gesualdi, nata e vissuta a Latronico, medico di professione e ricercatrice della cultura e tradizione del per passione. Buon pomeriggio, dottoressa. Buon pomeriggio a lei. Quindi, dottoressa, lei è presidente dell'associazione Il Tassello. Sì, che è un'associazione, Il Tassello, che ha come principale motivo di esistere quella di valorizzare, sì, e tramandare il famoso merletto, il merletto. Diciamo un po' tutte le tradizioni di Latronico, però è da 15 anni che ci siamo dedicati proprio a studiare, a cercare di capire e di divulgare il fenomeno del puntino ad ago di Latronico. Infatti, leggo da un po' di cose che ho trovato che voi, grazie anche al presidente dell'associazione Bolsena Ricama, avete creato una rete nazionale a cui hanno aderito circa 18 comuni. Hanno aderito, adesso le comunità sono diventate 24. Quindi tutta l'Italia è rappresentata in questa rete del merletto italiano. Infatti, chiedendo il patrimonio, come lei diceva, sì, giustamente, il patrimonio immateriale dell'UNESCO, che sono città che storicamente hanno avuto sempre un merletto noto, conosciuto e studiato, insomma. Il nostro è un pochino il fratello minore, nel senso che non aveva una ricerca che precedeva la nostra conoscenza del merletto e non c'è mai stata una rete anche commerciale che l'abbia sostenuto nel tempo. Noi per caso abbiamo scoperto questo merletto a Latronico. Leggo anche che avete fatto con il comune la registrazione del marchio del merletto di Latronico, quindi di questo merletto con questo puntino ad ago. Allora adesso io passo la parola a Pietro Cusati. Buon pomeriggio, dottoressa Felicetta Gesualdi. Buon pomeriggio a te, Pierino. Noi ci conosciamo da tanti anni. Da tanti anni. Conosco bene l'associazione che è nata nel 1998. Dottoressa, io volevo menzionare, tra l'altro, della vostra associazione, della sua associazione, ne ha parlato anche la stampa nazionale, in particolare il Corriere della Sera, è così? Sì, alcune volte abbiamo avuto l'onore di essere citate anche in riviste importanti, anche quotidiani importanti, soprattutto quando noi andiamo per esempio alle mostre organizzate dalla rete del merletto. Quello che incuriosisce di più è proprio il nostro merletto. Ne ha parlato il Corriere della Sera, ne ha parlato il Resto del Carlino, ultimamente siamo stati a Bologna, quando è stato recensito proprio un articolo che riguarda l'argomento che io vorrei trattare oggi con voi per informarvi di questo. Certo, ne parliamo da qui a un minuto. Volevo ricordare che siete stato anche all'Abit di Milano, tra l'altro è stato indossato dalla giornalista Simona Branghetti. Così. Esatto, un nostro manufatto. Però abbiamo portato anche dei vestiti molto importanti realizzati nella nostra associazione e dalle nostre merlettaie, sia alla Biennale di Cantù che alla Biennale di Venezia, che pure hanno riscosso successo. Siete stati anche a Napoli? La Fiera del Mediterraneo. Sì. Parliamo di questo evento che si terrà giovedì 23 maggio a Napoli. Di cosa si tratta, dottoressa? E dunque, si tratta di questo. Noi, appunto le dicevo quando ho citato Il Resto del Carlino, abbiamo visto per caso su la prima pagina di un inserto del Corriere della Sera una foto di un manufatto, cioè praticamente era un ritratto del Rinascimento ferrarese eseguito da Ercole De Roberti. È un dipinto, diciamo così. È un dipinto, ecco, ho sbagliato a dire ritratto, ma è un dipinto. Questo dipinto rappresenta Porzia, la moglie di Bruto. In questo dipinto appare un copricapo che io ho guardato, ho esaminato e mi sono resa conto che è fatto con la stessa rete con la quale noi facciamo il tirato,
Esatto. Mi sono meravigliata là per là, sì. Ma come è possibile? Come mai si trova qui questo merletto? Sì. E invece poi ho trovato la spiegazione di questo. In effetti, questo copricapo è stato realizzato su commissione di Eleonora d'Aragona, che era moglie del duca Ercole d'Este e figlia delle re di Napoli Ferrando I di Aragona. La mamma era Isabella di Chiaromonde, principessa di Taranto e di Matera. Quindi, la figlia del re di Napoli Ferrando d'Aragona. La figlia del re di Napoli Ferrando d'Aragona. La mamma invece era principessa di Taranto e di Matera, per cui è possibile che la madre conoscesse il merletto, che era conosciuto alla già fin dall'VIII VI secolo avanti Cristo, perché crediamo noi, riteniamo che è stato portato dai coloni della Magna Grecia, che hanno avuto in quell'epoca scambi culturali con le popolazioni enotrie di Latronico, di Chiaromonde e delle altre comunità che si affacciano sul fiume Sinni e che sono stati nel passato detentori della stessa tecnica. Invece il merletto è sopravvissuto solo al Latronico, negli altri comuni non esiste più, nessuno più lo sa fare, non è stato tramandato. Allora, posso dire che l'antico merletto di Latronico è il più antico d'Italia? E forse proprio sì, noi speriamo di confermarlo questo con il convegno che avremo adesso proprio il 23 di maggio a Napoli. Vogliamo parlare di questo convegno, come è organizzato? Sì. Intanto io mi preme dire che questo convegno è stato promosso dall'associazione, dal GAL, che sarebbe il gruppo di azione locale, la Cittadella del Sapere, che opera nell'area sud-occidentale della Basilicata e comprende 27 comuni. Allora, è stato patrocinato dal comune di Latronico e dalla regione Campania e dal comune di Napoli, che ha concesso per questo evento la sala dei baroni presso il Mazzo Angelino a Napoli. Il convegno sarà alle ore 16 del 23. Le dicevo che questo convegno sarà costituito da un convegno vero e proprio con due professori, ci saranno, poi le spiegherò dopo, ci sarà poi una mostra di manufatti di questo merletto. Allora, intanto io invito a partecipare a questo evento anche per osservare i manufatti e per sentire quello che verrà fuori da questi docenti delle varie università che io sono riuscita a contattare e a mettere insieme proprio per cercare di metterci d'accordo sulla reale situazione, sullo stato dell'arte di questo merletto. Ecco. Altrimenti chi non avrà possibilità di venire a Napoli, io chiedo la curiosità, cioè la cortesia, se hanno la curiosità di vedere i manufatti, di venire a Latronico, perché in via Roma 30 io ho creato una casa museo del Pugino Adato dove ci sono reperti antichi e anche moderni di questo merletto e anche altre piccole storie dell'artigianato locale, perché l'artigianato Latronico è stata la fonte di economia per tutti questi anni. Adesso purtroppo non esiste più l'artigianato. Dottoressa, però, quando è aperta al pubblico la casa museo? La casa museo è aperta al pubblico tutti i giorni, però bisogna prendere un appuntamento telefonando al mio numero, a questo al quale mi avete telefonato oggi, insomma. Ecco. Ce lo possiamo, se volete, notare, lo posso anche dire se volete. Se lo vuole dire lei... Allora, il numero è 339 sì. 175 sì. 90 sì. 94. Diciamo che è visitabile tutte le mattine dalle 10 fino alle 12 e tutti i pomeriggi dalle 16 fino alle 18, insomma, ecco, più o meno, però poi se ci sono delle richieste in orari particolari noi abbiamo la disponibilità delle guide del museo in qualsiasi momento. Verranno dall'Atronico con un pullman, una ottantina di persone, abbiamo fatto due pullman già, che verranno a vedere e ad ascoltare questo convegno. Dottoressa, cosa vuole aggiungere altro? Io vorrei solo aggiungere una cosa, che quest'arte importantissima, questi lavori eseguiti con passione e abilità manuale, costituiscono veramente un'espressione artistica, che però purtroppo non è mai stata considerata tale, perché è un'arte minore, perché è eseguita dalle donne. Quindi nel mondo dell'arte il merletto non è stato mai sancito come un'arte. E io spero con questo evento di spingere un poco su questo argomento, insomma, di riconoscere questa passione delle donne, questa arte, una vera arte che le donne esercitano,
nel realizzare questo merletto. E questa è una cosa che mi preme dire. Poi mi preme dire un'altra cosa. Facendo il medico alla Tronico, quando io faccio il medico per 40 anni, sì, sì, mi rendevo conto dall'analisi della situazione sanitaria di Latronico che le donne di Latronico, e precisamente quelle, cioè, quelle che facevano attività manuali, non prendevano psicofarmaci, non andavano incontro al declino delle cognizioni cerebrali. E quindi ho capito da questo, analizzando bene i dati e facendo una rilevazione anche da un punto di vista statistico, che sì, l'attività manuale è un'attività che stimola quella intellettuale e ne consente anche la conservazione. È anche antidepressiva, allora. Antidepressiva. Cioè, sì, tra le 50 donne che fanno il merletto allatronico, una o due prendono qualche tranquillante. Sì. Ma due su 50? Invece, sì, nelle altre categorie, la percentuale di chi usa psicofarmaci è più alta. Certo. Dottoressa. Allora, io per questo mi sono avvicinata allo studio del merletto, per questo l'ho proposto nelle scuole dove abbiamo insegnato il merletto, il puntino ad ago, e quindi anche i bambini, stimolando l'attività manuale, stimola anche il ragionamento, si esercitano la pazienza. Insomma, c'è tutto un discorso anche di salute attorno a questo evento. Alla luce della tua esperienza e della tua associazione, un messaggio che può dare ai giovani e alle giovani in particolare? Ai giovani quello di vivere le passioni che hanno e tutto, e in tutto ciò che fanno di metterci la passione. Quello che si fa, se si fa con amore, ottiene dei bei risultati, sia per chi è oggetto, ma anche per chi è soggetto di questa attenzione. Cioè, fare un lavoro con la dedizione, con la disponibilità, ti gratifica molto. Se invece lo fai con svogliatezza, non serve a niente. Quindi ai giovani io dico di seguire le loro passioni e di esercitarsi dedicandosi alle attività comunque, e cioè di fuggire la noia, questa è la cosa importante. Chiedo, cioè, di fare sempre qualcosa. Chiedo scusa, dottoressa Piero. Prego. Scusami. Prego. Allora, dottoressa, prego. Lei ha accennato poc'anzi che avete fatto anche dei corsi all'interno delle scuole. So che fate anche periodicamente dei corsi sia per gli adulti che per bambini, giovani. Questo tipo di corsi avvicina alla cultura del merletto, questo puntino d'ago. Lei nella vista di questo diciamo forte, la chiamerei pandemia per i centri, parafrasando un po' un termine un po' troppo pesante, per i centri del sud, questi centri interni, quindi le aree interne, questo spopolamento, lei può immaginare che da questa cultura del merletto, dallo sviluppo di questa... Ma non solo dal merletto, io immagino che da tutte le piccole cose, ma ci sono tante altre attività che si possono fare, altre attività artigianali, può nascere una sorta di ritorno e di sviluppo economico commerciale. Guarda, io mi auguro, questo che mi auguro è quello che io vorrei arrivare proprio a questo. Perciò mi sto dedicando, il mio tempo libero ormai è dedicato solo a questo. E poi un'altra cosa, cioè, voglio dire, possiamo sperare anche nell'aiuto delle istituzioni, eccetera, eccetera, però noi per primo ci dobbiamo impegnare. Certo. E poi ci sono tante opportunità, per esempio quella del turismo esperienziale, alla quale noi stiamo partecipando con un progetto dell'APT di Basilicata. Proporre proprio questo, i corsi di puntino ad ago da fare qui all'Atronico, e magari si può associare la cura termale all'Atronico, ci sono le terme, sì, le passeggiate, perché dall'Atronico passa il sentiero Italia, quindi le passeggiate sia con le bici sia a piedi, e che sono, che praticamente questi percorsi attraversano tutto il nostro territorio, dove si può godere sia delle particolarità culinarie e notrie, cioè di tutto quello che il territorio ha a contatto con la natura da noi in Basilicata è stata ben salvaguardata, e quindi noi speriamo che prima o poi si accorgano che non è bello vivere sempre nelle città, e se loro vengono qua, loro si fanno un favore, perché hanno una pausa di cose piacevoli nella loro esistenza. E per noi, a vedere della gente, vedere i nostri borghi popolati,
sarebbe la più grande soddisfazione di questo mondo. Conosco molto bene il vostro territorio, diciamo potente lucano, perché l'ho praticato per anni per la mia attività passata. E voi siete poi nel Parco del Pollino, quindi siete proprio il Parco del Pollino, esatto. Parco Pollino, sì. La e siete, come ha detto, sì, avete un terreno, un territorio veramente. La politica ha preservato questo territorio, una volta tanto la politica non ha fatto danni, se vogliamo dire proprio l'esatto termine. Adesso si dovrebbe impegnare per renderlo utile da un punto di vista economico questo patrimonio. In Latronico stiamo vivendo una bella esperienza, abbiamo molte persone che vengono dagli Stati Uniti, dall'Olanda, che hanno comprato piccole case in Latronico per ristrutturarle. Noi vediamo, c'è qualcuno che si muove in questo paese, perché dicono che la pace che hanno trovato qui non l'avevano dove erano, ma soprattutto negli Stati Uniti d'America ci sono tante persone che vengono. Un altro comune della Lucania che sta sviluppando molto bene questa forma di promozione attraverso il territorio, attraverso le bellezze locali, è il comune di Sant'Angelo Le Fratte, con il sindaco Michele Laurino, che fa la stessa cosa, è riuscito con i famosi murales a sviluppare un turismo anche lì esperienziale, quasi settimanale, c'è un arrivo di gente in qualsiasi momento dell'anno. Voi, come lei ha ricordato, avete a parte le bellezze del territorio, avete le terme locali, che abbiamo anche le terme, sì, che sviluppate e portate al giusto rendimento, potrebbero essere veramente un grosso volano per quel territorio e per quell'area. Volevo chiederle se la tradizione del fondino ad ago di Latronico è ancora tutt'oggi praticata, per è ancora praticata, sì. Però io 15 anni fa ho sentito 50 donne che facevano il riperletto. Di queste 50, purtroppo la metà ormai sono invecchiate, perché già erano abbastanza anziane quando abbiamo iniziato questo lavoro, e alcune purtroppo non ci sono più. Le giovani hanno difficoltà a imparare il merletto, perché non hanno voglia di fare lavori manuali, questa è la verità. Però noi cerchiamo di stimolarla, io cerco di mantenerla attiva questa attività per quello che posso, perché altrimenti sparisce anche qui. Il merletto a Senise lo facevano, però non l'hanno trasferito alle generazioni successive, e quindi è scomparso. Nei corredi a Chiaromonte io ho trovato il merletto, quello nostro, uguale al nostro, però ormai non c'è più nessuno che lo sa fare. E io credo, in conclusione, un tempo la sua associazione faceva anche un premio, il premio Tassello. Ah, quello c'è sempre, siamo arrivati alla 21ª edizione. Bene. Ed è stato oggetto del premio proprio quando io ho capito che c'era questa caratteristica delle merlettaie, e da allora che ho cominciato a studiare, perché ho detto vabbè, diamo un premio a queste merlettaie, e poi mi sono appassionata. Poi io ho trovato anche nei corredi delle mie nonne, delle mie bisnonne, dei capi fatti col puntino ad ago, ai quali io non avevo dato nessuna importanza. E dico la verità, noi non siamo cresciuti con l'idea del corredo, ecco, come si crescevano prima le donne. Per cui queste cassapanche erano così, messe in un angolo e non si dava importanza. Invece io ho trovato molti capi importanti, e che adesso ha perciò realizzato questa casa museo del puntino ad ago. Dottoressa, vuole aggiungere altro? Io penso di aver, non ho detto sicuramente tutto, però sono contentissima di questo spazio che mi avete donato, e vi ringrazio molto, perché insomma è bella questa sinergia, ecco, di collaborazione. Come aggiungere altro? No, grazie. Io, la dottoressa è stata molto esaustiva in quello che ci ha più o meno rappresentato. L'argomento sarà sicuramente molto più vasto, però siamo riusciti a mettere insieme i concetti e il valore di questa cultura del merletto, e poi questa cosa, riuscire a mettere in rete un centro come quello lucano, un borgo lucano, in una rete nazionale di valorizzazione del merletto, già è una prima grossa vittoria, penso, per il territorio. Sì, anche per noi, certo, una bella gratificazione. Per il territorio. Sì. Va bene, allora, dottoressa, la ringrazio. Vi ringrazio molto e tanto in bocca al lupo alla vostra rete emittente. E niente. Avremo molto sicuramente di sentirci per altri avvenimenti. Va bene, io la ringrazio e vi invito a venire a Latronico, a voi personalmente. Grazie. Per farvi conoscere il nostro territorio, e anche per farvi vedere il merletto, insomma, speriamo un poco.
La voce del Meridione. Una voce libera. Informazione libera. Che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube. Resta sempre informato.